Benvenuti a tutti i lettori del Ciriaco.it. Continuiamo con la nostra serie di video interviste. Quest'oggi ho il piacere di avere con me Melania Carletti. Ciao Melania. Ciao, salve a tutti. Allora, Melania è ovviamente irpina di Prato La Serra, però si trova già da un anno a Monaco di Baviera. Svolge il ruolo di infermiera presso l'ospedale pubblico di Monaco di Baviera. Allora, in primis ti chiedo, Melania, come mai ti trovi lì, anche se suppongo per motivi di lavoro? Sì, vabbè, sostanzialmente ho motivi per motivi di lavoro. Ma la Germania offre contratti sin da subito, contratti a tempo indeterminato, senza accedere tramite concorso. Dopodiché hai diverse agevolazioni, anche ad esempio l'ospedale può offrirti appartamenti a prezzi, insomma, agevolati, e ovviamente anche a livello economico viene riconosciuto uno stipendio un po' più alto rispetto a quello, insomma, In italiano. Italia. Ti chiedo, Melania, personalmente tu come hai vissuto questa emergenza fin dal principio, nel senso che ovviamente anche trovarsi in un paese straniero immagino non sia facile, per te poi una situazione ancora diversa perché comunque ti trovi in un Covid hospital, quindi oltre a chiederti precisamente cosa fai, come hai svolto tutto all'interno dell'ospedale in cui ti trovi, ti chiedo anche tu personalmente come hai vissuto, come hai sentito questo momento di difficoltà? Beh, diciamo che la situazione, per come la vivo io, insomma, è abbastanza complicata. Ti trovi in un paese straniero, lontano da casa, con un'emergenza, insomma, a livello anche mondiale, non solo come infermiere, quindi come professione sanitaria, ma anche, insomma, a livello di figlia o di amica, cioè essere lontano da famiglia è abbastanza dura, insomma. Certo. Sì. E quindi diciamo, come è cambiato poi il tuo ruolo all'interno dell'ospedale? Nel senso, cosa è cambiato proprio nella struttura ospedaliera? Perché ci hai raccontato a microfoni spenti, insomma, che è stato strutturato in tre aree differenti, tutte adibite all'emergenza Covid. Sì, diciamo che inizialmente si è preso un po' sotto gamba, devo dire la verità, questa situazione, nel senso che si vedeva, appunto, si sentiva tramite telegiornali d'Italia cosa stava succedendo in Italia, però insomma non si destava così tanta preoccupazione in Germania come in Italia. Dopodiché, quando è stato emanato diciamo, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'emergenza di pandemia, hanno iniziato, insomma, a portare delle modifiche all'interno proprio dell'ospedale. Ad esempio, sono state vietate quelle che sono le visite da parte di parenti, l'ospedale è stato totalmente chiuso. Dopodiché sono state adibite delle aree, in particolar modo delle aree che sono esterne all'ospedale, all'ospedale principale, delle aree in cui si possono accedere soltanto i pazienti con sospetti oppure con casi confermati di coronavirus. Attualmente diciamo, abbiamo questo pronto soccorso, questo nuovo pronto soccorso per pazienti che hanno sintomi che possono essere associati al coronavirus. Dopodiché viene fatto il tampone, questi pazienti poi vengono inviati in un reparto, il quale attualmente lavoro, dove si attende quindi quello che sono gli esiti del tampone. E si precisa che qui non si fa soltanto il tampone orofaringeo, ma si effettua anche il tampone delle escrezioni e eventualmente anche la TAC per una maggiore conferma. Dopodiché, dopo un paio di giorni oppure il giorno successivo, se il tampone risulta positivo, il paziente viene inviato in un altro reparto che è totalmente Covid, mentre se è negativo, viene inviato, insomma, in un reparto di degenza normale. Ovviamente, nel caso in cui il paziente presenta delle complicazioni anche gravi, viene inviato in reparto di intensiva, dove lì poi Ok, quindi diciamo anche lì comunque è tutto molto molto organizzato da questo punto di vista. Però ti chiedo, che differenza hai notato tra l'approccio che ha avuto la Germania e magari quello che ha avuto l'Italia? Perché comunque immagino ovviamente tu abbia ascoltato, ti sei informato su quella che è la situazione in Italia. Quindi secondo te, se ci sono state differenze di approccio a questo problema? Beh, sicuramente in Italia credo che sia stata la prima
cioè tra i paesi europei sia stata la prima, quindi è stato come se fosse stata presa insomma molto alla sprovvista. Di conseguenza non ho avuto il tempo necessario per potersi organizzare, anche se comunque devo dire che in Italia stanno facendo un ottimo lavoro, devo essere sincera. In Germania hanno avuto forse una settimana, 2 settimane in più per potersi organizzare meglio e avere anche maggiore disponibilità di posti letto, ovviamente. La Germania ha molti più posti letto rispetto all'Italia, causate appunto da questi tagli dei posti letto in ospedale. Quindi si può capire, insomma, si può dedurre che in Germania sia stato organizzato in maniera molto più tranquillità, cioè prendendo anche esempio a quello che è stato ciò che ha fatto l'Italia, ad esempio. Esempio in Germania, qui è stato decretato come in Italia la cosiddetta Ausgangssperre, che praticamente questo divieto di uscire, questo divieto appunto di creare, di effettuare quelli che sono assembramenti pubblici, si può soltanto uscire per fare spesa, insomma, per necessità, oppure si può uscire anche per fare attività fisica, ovviamente come membro della famiglia. Quindi diciamo che la Germania, secondo me, ha preso esempio, sta prendendo esempio, insomma, dal modello italiano, devo dire la verità. Anche a livello, diciamo, di terapia, penso che in Italia non ha proprio uguale, devo essere sincero. No, certo, infatti. Ha i suoi problemi, ha le sue pecche, però quando si tratta di emergenza, di decisioni, non ha fatto nessuno. Ti chiedo anche qual è la situazione a Monaco, ma anche in generale in Germania, per quanto riguarda contagiati e decessi, perché qui ovviamente i numeri sono molto molto alti in Italia, e quindi insomma lì invece com'è la situazione da questo punto di vista? Sì, allora, inizialmente, proprio all'inizio dell'epidemia, Monaco di Baviera era il secondo posto per numero di contagi e decessi. Adesso, attualmente, 20 aprile, siamo arrivati alla prima regione, Monaco di Baviera è la prima regione per numero di decessi e di casi confermati. In particolar modo, leggevo insomma su internet, sul sito ufficiale della città di Monaco di Baviera, che ci sono 38.310 confermati dall'inizio solo a Monaco di Baviera, di cui 1.336 decessi. Purtroppo Ok, quindi. penso che nonostante ci sia insomma questa restrizione, io credo che ci siano ancora moltissime persone ancora che escono senza un reale motivo. Questo purtroppo è un dato di fatto. Questo diciamo ha creato infatti un peggioramento, non un peggioramento, però nel senso ha fatto sì che anche in Italia i numeri non migliorassero magari in tempi più veloci, proprio perché soprattutto nel periodo iniziale, purtroppo, ma abbiamo visto anche negli ultimi giorni c'è stato insomma anche proprio in Campania qualche assembramento in occasione di un funerale, insomma, quindi purtroppo queste sono tutte occasioni che potenzialmente possono aggravare la situazione. Nonostante questo, diciamo, in Italia comunque i numeri al momento sono un po' in ribasso, quindi invece ti chiedo, lì in Germania la situazione com'è? Cioè è stabile oppure anche lì stanno pian piano diminuendo, stanno aumentando? Cioè lì com'è la situazione? Ma credo che stiano aumentando, anche se comunque questo secondo me è dovuto al fatto che il periodo, insomma, di festività, insomma, il periodo pasquale, molte persone sono uscite, sono andate fuori ai parchi, nonostante siano chiusi, sono andate lungo il fiume Isar, ci sono tantissimi parchi e quindi hanno fatto, insomma, assemblamenti. Infatti leggevo ieri sul giornale, insomma, che periodo pasquale molte persone sono uscite anche giustamente e sono state anche multate. C'è stato, insomma, questo purtroppo i tedeschi in generale amano stare all'aria aperta, soprattutto quando è belle giornate, quindi non si è ancora Certo. abituati, insomma, all'idea di dover stare in casa per poter proteggere non solo se stessi ma anche soprattutto gli altri, perché purtroppo chi ne paga le conseguenze
sono le persone anziane, insomma, le persone con letti già. Sì, che poi in realtà diciamo alla fine un po' tutti, come abbiamo visto, perché fondamentalmente anche qui inizialmente si pensava alle persone anziane, però come abbiamo visto sono di tutte le età le persone coinvolte. Come ultima domanda, Melania, per chiudere ti chiedo, ovviamente non è possibile fare una previsione su quando finirà, perché anche qui per esempio si parla di inizio maggio, però insomma è difficile immaginare che davvero si possa ritornare a una vita esterna pseudo normale dopo comunque quasi due mesi di lockdown. Invece ti chiedo, secondo te lì quando è che più o meno si potrà tornare a parlare di una vita, non dico normale, ma almeno riaffacciarsi alla vita esterna, visto che comunque qui i numeri sono in ribasso, mentre lì magari ancora la situazione è piuttosto stazionaria? Io credo per la fine dell'anno, io credo proprio per la fine dell'anno, perché a meno che non si decide proprio di chiudere proprio tutto, nel senso che le persone rispettino realmente le regole, per la fine dell'anno dovremmo esserci. Io spero prima, ovviamente, però spero per la fine dell'anno. Va benissimo, Melania, ti ringrazio, grazie mille davvero per la tua disponibilità e per la tua testimonianza, perché ovviamente sappiamo che la Germania sta vivendo una situazione comunque diversa rispetto all'Italia, quindi è anche interessante capire come gli altri paesi stanno vivendo questa emergenza, quindi ti ringrazio di nuovo moltissimo. Ringrazio anche Mario D'Argenio in regia e continuate a seguirci sul ciriaco.it.